Andrea De Marco sul punto di battuta del calcio di punizione, alza il braccio, poi cerca invece la porta. C'è il volo di Grillo che però non deve toccare il pallone, che finisce sul fondo. De Marco però ha scaldato subito il destro. Prova a lottare Panaioli, lo aiuta Camilli che prova il destro da fuori, stringe troppo la conclusione il 9, palla sul fondo, applausi dell'Olindo Galli, seconda conclusione provata dalla squadra di Mirko Granieri, la prima su azione. Tentativo con il destro sul fondo da parte di Bontà, è il primo squillo della San Benedettese dopo 7 minuti esatti dall'inizio dell'incontro. Anche qui però Zappalà non è costretto a sporcarsi i guantoni. Stretto però ad allargarsi dalla chiusura di Jurgens, che è regolare, Battista comunque si rialza e offre ancora a Pagliari in aria, Pagliari incrocia, la palla finisce in rete, Pagliari punisce dopo 9 minuti, la San Benedettese va in vantaggio con il suo terzino sinistro. Pietro Paolo che ha campo per girarsi e per partire, a testa bassa Pietro Paolo, servizio adesso per Battista, rientra sul destro ancora contro Jurgens, palla morbida e Zappalà interviene, da capire se c'è stato o meno il tocco di Tomassini. Zappalà distinto, è riuscito a opporsi, aspetta l'arrivo dei compagni, poi si fa incontro Savi e riceve il pallone, colpo di tacco ancora per Montesi che crossa, colpo di testa in anticipo di Camilli, blocca sicuro Grillo, bella giocata del 3 e del 9, ma è attento invece il 12 della Samp. Ancora piuttosto doloroso, poi si accende ancora l'animo, arriva il cartellino rosso, rosso per Bontà che ha reagito ai danni di un difensore della Tivoli, alla San Benedettese in 10 uomini, follia del numero 30. Pallone subito per Camilli che prova il controllo in aria, palla che gli rimane un po' dietro ma riesce ad addomesticarla per l'arrivo di De Marco! Ed ecco il gol del pareggio della Tivoli che sfrutta subito l'uomo in più, alza i decibel l'Olindo Galli, De Marco la fa passare sotto il corpo di Grillo. Un attimo di pausa, azioni da una parte, azioni dall'altra. Si gira Camilli, ce l'ha sul destro, vuole far girare Camilli! È cambiata in un attimo questa partita, Camilli a giro, 2-1 Tivoli! Centralmente, servizio per De Marco, sta arrivando anche Panaioli, De Marco tiene palla, conclude De Marco sul fondo, pallone non distante dal palo di destra difeso da Grillo, in contropiede vicino al tris la Tivoli. Arrigoni cerca il lancio, Tomassini riesce a toccare il pallone e costringe alla gran parata Zappalà che con la mano di richiamo riesce ad allungare in calcio d'angolo. Verticalizzazione immediata verso Tomassini che la tiene in campo. Tomassini un po' isolato aspetta i compagni, poi va dentro dove Pietro Paolo si gira, cosa ha preso Zappalà? Riflesso strepitoso di Zappalà con Savi che spinge. Pallone allargato, De Marco la fa girare, Camilli non arriva per centimetri su questo pallone. Controllo di Pellegrini che prova a puntare verso l'area di rigore, servizio centrale, Panaioli con la punta, Maurizi gira per l'arrivo di Savi che va a calciare, Grillo riesce a opporsi in un bagger pallavolo. Paolo che finta solamente il cross, poi cede a Fabbrini che punta Grossi, va sul mancino numero 10 della Samp, cross sul secondo palo, colpo di testa, arriva il pareggio della Samp Benedettese ed è proprio Martiniello appena entrato a segnare il gol del 2-2. Sta a lanciare nuovamente sulla corsa Fabbrini, Fabbrini che può puntare Diemma, passa Fabbrini ed entra in aria, Fabbrini fa tutto da solo e alla fine prova a calciare, lo fa però in precario equilibrio, la palla si perde lontana dai pali di Zappalà. Savi, Maurizi, parte largo, servizio centrale, Panaioli con il destro, c'è una deviazione, sarà calcio d'angolo in favore della Tivoli. Saltare insieme a Cruz, insieme a Maurizi, palla tagliata, prolungata sul secondo palo, viene riproposta da Montesi, poi colpo di testa che si perde sul fondo, ha provato Maurizi a mettere il punto a questa azione, non ha colpito bene, palla tagliata, allontanata, può insistere Pagliari che va con il destro verso Scirri che va con la torre sotto porta, era tutto regolare, se l'è divorato Tomassini che non si batterà perché scade il quarto di recupero, finisce così all'Olindo Galli di Tivoli, Tivoli 2 San Benedettese 2, i marcatori li ricordiamo.